Parliamo di sci perché è alla porta la nuova stagione sciistica, è uno dei più grandi comprensori, forse il più grande comprensorio del Piemonte. La Via Lattea ha presentato appunto la nuova stagione con oltre 10 chilometri di nuove piste, prezzi invariati per il sesto anno consecutivo degli ski pass stagionali e giornalieri e tante opportunità di marketing per gli sciatori. Parte con grandi ambizioni appunto questa nuova stagione in Via Lattea. Il pass stagionale costerà 750 euro, come avevamo detto, da 6 anni inalterato, il giornaliero 34 euro. Per attrarre nuovi clienti sono state studiate nuove formule. Il comprensorio punta sull'attività di co-marketing con aziende partner sul fronte sportivo. L'obiettivo è di portare la Coppa del Mondo a Sestier. E poi abbiamo detto sono state fatte nuove piste che riguardano varie aree. Quella di Sestier, ad esempio, è stata realizzata la pista multifunzionale sci, mountain bike, passeggiata e pista forestale denominata Patte Mouche, che crea un nuovo collegamento dalla banchetta sino a Pragelato ed è classificata come pista blu, collegata con località anfiteatro con tutte le altre piste circostanti, permettendo così un facile rientro di sci ai piedi fino a Pragelato. E poi un'altra pista, sempre a Sestriere, al Colle, è stata realizzata la pista 68 Blu che parte da Monte Nube e transitando sulla ex 68 Rossa faciliterà il rientro su Pragelato, sia su Pragelato che su Borgata. E poi è stata radicalmente modificata la pista 1 dallo sgancio della seggiovia Cheat Rock sino al Colle per migliorare la fruibilità delle piste 3-1. E per quel che riguarda invece un'altra area molto importante, quella di Sauze Doulx, è stato realizzato un nuovo tratto di pista adatto ai principianti che da Capanna Mollino, dell'architetto Mollino, tra l'altro molto famosa, scende a Sportinia creando una valida alternativa alla pista preesistente, la 11 Alta, che nel tratto in oggetto si colloca lungo un pendio particolarmente impegnativo. Una nuova variante che si sviluppa su una lunghezza di 800 metri, denominata pista principianti e Mollino. Insomma, queste alcune delle grandi di novità di questa area, una stagione invernale che è alle porte. Tra l'altro sono già cadute le prime precipitazioni. Ovviamente la Via Lattea punta a incrementare ancora il proprio turismo. Tra l'altro proprio nei giorni scorsi sono state anche fatte delle importanti collaborazioni con vari aeroporti inglesi. Chiudiamo invece con una